Niente salvezza a tavolino in Lega Pro, niente ripresa del campionato regolare per concludere la regular season. Marzignano Valcampo di nuovo in campo direttamente per i playout a Sancillo. Il Consiglio federale FIGC svoltosi a Roma che ha fissato le regole di ingaggio per il finale di stagione della terza serie. Classifica congelata solo per gli esterni. L'altro club iberico nei ranghi del girone B, la Neros Vicenza Virtus, sale invece in B in virtù del primo posto parziale con 61 punti. Retrocede nel calcio dilettantistico solo la Cenerentola, l'ultima piazza, Rimini, e si disputeranno playoff e playout. Per gli altri team di metà classifica, vacanze già ampiamente anticipate. Ritorno negli stadi, rigorosamente a porte chiuse, fissato con un antipasto la finale di Coppa Italia e di Lega Pro tra Ternana e Juventus Under 23. Per tornare ad applaudire i padadini di Patron Chilese condotti da Alberto Colombo in panchina, si dovrà attendere tra 27 e 30 giugno, salvo rinvii. L'Arzignano Valcampo sfiderà Limolese, club emiliano concluso, si fa per dire il campionato con appena un punto in più, 22 contro 23 per le due avversarie del doppio confronto da dentro e fuori che attende nei primi giorni d'estate. Agli avversari il vantaggio del doppio risultato disponibile, il classico 2 su 3 che li premierà in caso di complessivo pareggio o vittoria nel computo globale della doppia sfida. Insieme al team di Arzignano, 18° in graduatoria da matricola in Serie C e alla prima stagione tra i professionisti del calcio, si giocheranno dunque la permanenza in categoria Imolese, Ravenna e Fano. Preziosissimo il punticino di vantaggio conservato dalla squadra sulla coppia di coda composta proprio dai marchigiani e da Rimini, designato a fondo classifica nonostante la parità di punteggio.